E il problema, sai qual è? Che i veri tristoni dell'Inter sono proprio loro, perché quelli che vengono da Pechino, quelli che dovrebbero andare ad abitare in Cina, andate ad abitare in Cina e non rompete coglioni con questo regime che a noi non piace. Se a voi piace il regime, andate ad abitare in Cina e non rompete più i coglioni alla gente che paga le tasse in Italia. Andate in Cina ad abitare. Perché questi qua di Pechino che dicono di fare Inter, io non do le patenti perché io sono convinto che questi tristoni tengono all'Inter, ma sono tutti della stessa pasta. Hanno venduto l'anima e la dignità per qualche vittoria, cosa che difficilmente facevano gli interisti fino a qualche anno fa. Questi hanno venduto la dignità. Quelli di Pechino, per qualche vittoria, si sono venduti la dignità, perché te lo ripeto, io mi sono rotto i coglioni di non sapere che futuro avrà questa squadra. Mi sono rotto i coglioni di controllanti, controcontrollanti, Lussemburgo, scatole cinesi, debito che paga debito. Mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni di non sapere dov'è il presidente dell'Inter. Per esempio, mi sono rotto i coglioni di una società che è sorretta solo ed esclusivamente dai debiti. Io mi sono rotto i coglioni, capito? Mi sono rotto i coglioni di sentire addirittura una retorica sulla sostenibilità. Ma sostenibilità di che? Ma di cosa stai ragionando? Sostenibilità di cosa? Di una società che si sorregge solo sui debiti? Dov'è la sostenibilità? Bisognerebbe chiedere a chi di dovere, bisognerebbe chiederglielo. Gente ti dice che va tutto bene. Siete voi tristoni che vi siete venduti l'anima per qualche vittoria. Vi ricordo che vincere è l'unica cosa che conta. Lo dicono alla Juventus. Siete voi tristoni che fate finta di non vedere una situazione grave che sta facendo male all'Inter. Siete voi i primi tristoni, capito? Che pensate solo alla vittoria e non pensate più al progetto, al futuro, che vi va bene tutto. Gente ci attacca da tutte le parti, più della metà della Serie A, quei poi presidenti che sono rimasti, che investono, che portano bilanci a posto, ci infamano tutti, ma a voi non ve ne frega nulla, perché voi tristoni vi siete venduti l'anima per qualche vittoria. Voi siete dei gobbi mancati, perché per voi l'unica cosa che conta è vincere, e voi tristoni siete dei gobbi mancati, te lo dico io. Voi siete dei gobbi mancati, perché per voi, ma mi ha portato 7 titoli, ma quanto hai vinto, ma quanto ti sono stati i soldi questi 7 titoli? Che poi voi siete gli stessi che dicono, ma l'Inter non la compra nessuno, è piena di debiti. Allora quanto ti sono stati i 7 titoli dall'era Moratti, che è triplicato il debito? Fuori classe, quanto ti è costata la vittoria per cui ti sei venduto l'anima? Tristone, ma a proposito, hanno già esultato per la fake news che sono diminuiti i debiti? Li hanno già fatti i video, perché era a fare la doccia io. Hanno già fatto il video, dai, da Pechino sono diminuiti i debiti, hanno già ordinato. Perché lo sappiamo, lo sapete che è una fake news clamorosa, perché ho appena postato quello che ha scritto Effenberg nella chat degli esonerati, che ve lo riporto anche a voi, sempre gratis, non chiedendo abbonamenti. L'unica cosa che ci fa piacere ricevere è un'iscrizione, perché è gratis. Se volete premiare questo canale, poi può piacere, questo canale non può piacere, ci mancherebbe, ma da circa le 7 milioni di visual che riporta YouTube Studio in 2 anni, è tra i primi 3 canali dell'Inter questo, 3-4. 900 persone in live, ultima live, canale di 9.000 iscritti, 900 persone in live. Te l'hanno detto che gliel'avete detto ai tristoni che quella del debito una fake news, perché ora te la dico io. A parte quella gente che a malapena riesce a fare una O con un bicchiere, gli vai a parlare di debiti a quelli lì. Allora, chi dice sono scesi i debiti di 200 milioni? Prendo io la responsabilità. Qua siamo di fronte a fenomeni parastatali. Il debito è sceso di 108 milioni.
Segui bene, registra e vai a controllare. Parlo a chi può controllare e parlo soprattutto a chi sa controllare. Non parlo, quindi parlando a chi sa controllare, a chi può controllare, quindi non sto parlando al 90% dei pechinesi. Non so se mi sono spiegato. Qua siamo di fronte ai fenomeni parastatali. Il debito è sceso di 108 milioni perché il debito di FC Inter verso la controllante Grand Tower era di 128 milioni al 30.06.2023. E con i 108 milioni è stata abbattuta la perdita del bilancio 2023 e il restante è stato immesso nel patrimonio netto. Ma sono scesi di pochissimo, quasi di nulla, i debiti di funzionamento ed è praticamente intatto il debito del bond di Intermedia. Praticamente Zhang ha diminuito gli unici debiti che poteva toccare. Ora prendete, è andata in pace, come rivolta a quelle tutte le mattine si guardano quella messa. Poi vi danno una bevuta prima o dopo la messa, andate in pace. Questa cosa non fa per Pechino perché loro queste cose non le capiscono. Voi che sapete controllare, in riferimento a quello che ho detto, voi che potete controllare, andate a controllare perché io sono pronto per essere smentito. Ciao Inter.